Buongiorno a tutti ragazzi, anzi buonasera, partita appena finita, abbiamo perso 1-0 purtroppo, possesso palla 53-47, 15 tiri dell'Inter, del Tottenham 9 dell'Inter, che dire, ma prima di analizzare un po' la partita, però faremo domani nei prossimi giorni due cose, quello che ci è mancato oggi, allora io dico, cioè, ci sono dei professionisti in squadra, uno che sia Nainggolan, altro che sia Spalletti, è la seconda volta che fa giocare Nainggolan che non sta in piedi, da a Barcellona-Inter, che io ero pure allo stadio, non stava in piedi, l'abbiamo fatto giocare, ci siamo mangiati un cambio. Oggi idem, 40 minuti erano zombie. Allora, se Nainggolan tu senti che non sei al 100%, dillo, sei professionista, cioè, ci siamo bruciati in cambio, 40 minuti a far niente, perché non uscivamo, per amor di Dio, loro non è che hanno fatto chissà che cosa nel primo tempo, però non si riusciva a ripartire, perché ci mancava l'anno e mezzo, non era Brozovic a Bessino il problema, era Nainggolan. Fare il compitino e trottorellare non mi serve a niente. Allora, se uno non è in condizione, non deve giocare. Poi perché aveva fatto giocare sabato? 60 minuti, poi oggi non stava in piedi. Adesso si dice forse la caviglia, forse un affaticamento all'adduttore perché non forzava sulla caviglia. Ma se uno non è in condizione di giocare, non deve giocare. Quindi nel primo tempo non si è rischiato molto. Fa arrabbiare, ha preso un gol così in una transizione che se si può, ha fatto 40 metri per la piedi, ha preso un gol su un ribaltamento di fronte che abbiamo sbagliato le chiusure, lui si è inserito e abbiamo preso il gol sulla parte sinistra perché si è creata la superiorità numerica, quello che ho sempre detto, chi ha visto il video ieri dobbiamo stare attenti a queste cose qua, infatti ci hanno punito qua, c'è stato colpo di testa che è stato fuori di poco. Non secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio, quando è entrato Borja Valero di gran lunga il migliore in campo, perché è la faccia del vecchietto che comunque sta bene, ha portato il palleggio. Poi è chiaro che secondo me se Nainggolan quando sta bene gioca Nainggolan, perché Nainggolan l'abbiamo preso per avere inserimento, per andare a concludere, per chiamare il pressing. No, oggi non lo faceva per quanto, però è andato a Borja Valero con altre caratteristiche, abbiamo avuto più gestione palle, abbiamo avuto anche delle occasioni se guardiamo bene, perché il colpo di testa con la parata, poi è stato il tiro di D'Ambrosio, quella di Persic, cioè la parata, una mischia con Skriniar che avevamo 3 contro 1 su un cross, l'ha messa fuori di poco, poi un'altra mischia ancora e poi l'ultimo tiro di Asamoah che era ben indirizzato. Adesso il vantaggio ce l'hanno loro, 2-1, 1-0, e loro basta andare a vincere a Barcellona, che hanno vinto, vincevano 2-1 credo alla fine, non so quanto sia finita. Barcellona, l'unica cosa che abbiamo è che Barcellona è 30 partite che non perde, speriamo che vogliono mantenere questo record, ma Barcellona giocherà con la squadra dimezzata, sono qualificati, sono primi in classifica, quindi giocheranno le riserve, questi qua se vincono, se poi vincere anche 8-0 con l'Eindhoven, passano a loro, quindi non dipende più da noi, ripeto, non facciamone una tragedia, perché comunque nel secondo tempo la squadra qualcosa ha fatto, nel primo tempo con Nainggolan, secondo me, che non doveva giocare, ci siamo un po'. Abbiamo perso, senza che loro hanno fatto chissà che cosa, abbiamo perso molto, molto il controllo del gioco. Sul campo non fare due passaggi, non facciamo due passaggi nel primo tempo. Poi con Borja Valero, quando è entrato, abbiamo avuto anche l'occasione a fine primo tempo, abbiamo fatto meglio la palla, abbiamo fatto circolare, ce la siamo giocata a viso aperto, perché per amor di Dio, anche loro hanno fatto questo gran partitore. Però li conosciamo e le pochi pericoli che ci hanno portato sono stati non solo casuali ma anche in contropiedi, in ripartenze. L'ultimo gol Eriksen a me ci ha purgato, tra l'altro ha fatto anche la formazione che ha fatto turnover lui pochettino, però è andata così. Stavo vedendo un po' la televisione anch'io se c'erano delle cose. È andata, Napoli penso che abbia vinto, solo che non è qualificato ancora perché Paris Saint-Germain ha battuto il Liverpool, insomma Napoli 9, Paris Saint-Germain 8, Liverpool 6, l'ultima Liverpool-Napoli, insomma bella bel intrigo quel girone. Io quindi adesso non so, vediamo, dipendiamo tutto dall'ultima giornata e non dipende più solo da noi, dobbiamo fare il nostro, vincere e poi vediamo, se poi il Tottenham andrà a vincere là, pazienza. Per me, io adesso la vedo dura, molti dicevano non vincerà Barcellona, non vincerà Barcellona, Barcellona sono primi in classifica, quindi loro faranno turnover, se Barcellona fa turnover questi qua giocano con i titolari, è da vedere, insomma, peccato perché potevamo fare questo gol, non siamo riusciti, non riusciamo ridimensionati, però Nainggolan all'inizio, se non sta il giocatore non sta bene, non devi giocare, ci siamo bruciati un cambio, punto.
Poi il resto, vabbè, è andata così. Si è perso, adesso ci sarà gente che darà contro il mister, che facciamo schifo, patati patatà. Io penso che quando tu arrivi l'ultima giornata sei ancora in corsa per qualificarti, magari già quando c'è stato sorteggio nessuno ci scommetteva due lire. Se avessero detto guarda, la gioco tutta l'ultima giornata, c'è Barcellona Tottenham, se Tottenham vince passa, Inter Eindhoven, vabbè, ci hanno messo la firma, male che va, andremo in Europa League e cercheremo di onorarla, insomma, anche perché vince comunque sempre un trofeo, vediamo, insomma. Adesso siamo ancora vivi, siamo ancora in gioco, non dipende più da noi. Adesso ripigliamoci e andiamo a giocare a Roma, che è una partita assolutamente da vincere. Loro mancano tanti giocatori e questa è una partita che si deve assolutamente vincere. Domenica si deve vincere, non si può andare a pareggiare. Loro hanno fuori mezza squadra, quella è una partita da vincere a tutti i costi, senza sì, senza ma. Quella partita lì da vincere, quindi Spalletti in angolo, se non sta bene lo lasci fuori, fai giocare Giomari, fai giocare Brozovic, mettiamo gente che sta in piedi, perché sennò qua non se ne esce più. Peccato aver preso il gol all'indice della fine, anche perché adesso poi c'è la Roma, c'è la Juve, dopo c'è PSV Eindhoven, insomma, vabbè. Questo è quanto, ragazzi, vedremo poi domani, faremo un video un po' più accurato. Ciao, posso interessare sempre.